Meno due alla gara del Mannucci di Pontedera, una partita che dovrà sapere di riscossa per un Pescara che prova a lasciarsi alle spalle le ultime cocenti delusioni. Mancherà Memusciai squalificato. Auteri ha provato diverse soluzioni nel corso della settimana, ma alla fine dovrebbe propendere per la conferma del 4 dei 3. Sono tornati regolarmente in gruppo stamani sia Michael De Marchi che Cristian Galano, che avevano avuto qualche problemino nei giorni scorsi. Galano proprio per questo potrebbe partire dalla panchina. Davanti Auteri dovrebbe ridare fiducia a quel Clemenza, sembrato tutt'altro che in palla nelle ultime uscite, in particolare nella sua ultima da titolare a Teramo in Coppa Italia. Anche De Marchi dovrebbe partire dalla panchina, al massimo può entrare in competizione con Dursi per una maglia da esterno d'attacco. In mediana con Pompetti e Rizzo ci dovrebbe essere Diambò a completare il trio di centrocampo. Linea 4 con Nzita, Drudi in grosso e uno tra Cancellotti e Zappella a destra. Nel Pontedera ci sarà un'assenza in difesa, quella dell'esperto argentino Especie. Nella difesa 3 troverà spazio Cristian Sciba, fratello dell'ex attaccante della Vastese Henry e cugino del portiere del Notaresco Clevis, in un reparto completato da Matteucci e dall'ivoriano Bakayoko. Nei tre interni di centrocampo c'è il leader e capitano della squadra, Andrea Caponi, centrocampista di qualità alla sua 8ª stagione con la maglia dei Granata Toscani. Gli altri interni saranno Catanese e Barba, quest'ultimo ex del Pescara, ma solo sulla carta. Prelevato dall'Atalanta nel 2015 e mandato in prestito in varie squadre, non ha mai giocato una partita in biancazzurro. Gli esterni Milani e Perretta, davanti Benedetti a supporto del capocannoniere Magnaghi. 3-5-2 il modulo di riferimento dell'allenatore Ivan Maraia alla sua 5ª stagione consecutiva con il Pontedera. Direzione di gara affidata a Mirko Del Rio di Reggio Emilia, che non ha precedenti col Pescara, 2 sempre in trasferta col Pontedera. Vittoria con la Giana 1-3 nel 2019 e sconfitta col Como 4-2 lo scorso marzo. Domani per i biancazzurri seduta di rifinitura al mattino a Silvi e poi partenza nel pomeriggio per Pontedera con l'auspicio di un secondo blitz al Mannucci dopo quello dello scorso 19 settembre.